Ecco, siamo in diretta e i giochi sono chiusi, tutte quante le sezioni sono chiuse, il nuovo sindaco di Albanella è ufficialmente Enzo Baggini. Come vi avevo detto prima, come potete sentire dagli applausi della gente, ecco, è arrivato l'ex ormai candidato sindaco e sindaco Enzo Baggini. Prima di tutto facciamo i complimenti, quindi, e ti auguro sicuramente buon lavoro per i prossimi 5 anni, quindi a servizio dei cittadini di Albanella. Poi volevo chiederti, sei sindaco, 5 anni l'hai fatto tra i banchi dell'opposizione e od ora finalmente siedi sulla poltrona più alta di Palazzo di Città. Una grande soddisfazione, proprio perché questo stasera raccogliamo il frutto di un lavoro che è durato 5 anni, dimostrando che lavorare duramente, cercare di superare ostacoli, divisioni e contraddizioni, poi alla fine paga con un buon risultato. E quindi a questa soddisfazione personale, ma che durerà lo spazio breve di un mattino, forse di una serata, voglio aggiungere un ringraziamento a tutti coloro che si sono candidati nella nostra lista, perché il risultato vero non è quello di Enzo Baggini, ma è quello di 12 persone che hanno dimostrato disponibilità verso questo paese, che hanno dimostrato di poter perdere qualcosa della propria vita privata, lavorativa, professionale, per darla a questa comunità. È inutile star qui a fare grandi discorsi politici, siamo una piccola comunità, siamo una piccola collettività, dobbiamo diventare una comunità. Domani mattina l'impegno iniziale sarà proprio questo, incominciare a lavorare perché Albanella diventi una comunità. Grazie. E volevo invitare anche qualche candidato consigliere, un commento a caldo anche per te. Sono felicissimo perché è stata una brutta campagna elettorale, però la stima di Albanella è ritornata su Giovanni Mazza, quindi dico grazie. Tu in effetti sei impegnato in politica da sempre, no? Però per la prima volta adesso scendi in campo in prima persona. Sì, io vorrei fare un ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno votato e soprattutto un grande in bocca al lupo al nostro nuovo sindaco Enzo Baggini, che sappiamo che ha un sacco di lavoro da fare, ma siamo consapevoli che finalmente è la persona giusta al posto giusto. Grazie a tutti. Un'altra giovane consigliere comunale che sarà a fianco a Baggini nella squadra di Baggini, Maria Teresa Cammarano, anche per te un'emozione credo indescrivibile, sì. Quindi un commento a caldo. Io sono emozionatissima e l'unica cosa che posso dirvi è che se ho avuto questa vittoria è grazie a tutti quanti voi, altrimenti io non potrei essere qui. Grazie. Grazie, un in bocca al lupo ancora al nuovo sindaco Enzo Baggini, che da parte di tutti con un applauso gli auguriamo tutti buon lavoro. Allora, in qualità di presidente della sezione numero 1, in relazione ai dati dell'adunanza di tutte le sezioni, proclama sindaco il signor Rosolino Baggini. Proclama eletti come consiglieri Giovanni Mazza. Bene. Ovviamente il signor Giovanni.
Giovanni Mazzi, il signore vale per tutti, quindi la signora Gabriella De Rosa. Il signor Vito Capotti. La signora Teresa Cammarano. Signor Dino Verrone. Il signor Michele Cerruti. La signora Antonella Marano. Signor Stefano Landi. Per la minoranza, relativamente alla lista numero 3, il signor Riosca Renato. La signora Paola Zunno. Per la lista numero 1, il signor Pasquale Miratti e la signora Russo Teresa. Queste sono le risultanze. Per quanto mi riguarda, auguro di cuore al nuovo sindaco buon lavoro.